Ok, per quanto riguarda il terzo esercizio su Linux, abbiamo questo programma in cui dobbiamo compilare tutti i to-do. Abbiamo quindi una enum message che dobbiamo completare con queste quattro varianti che sono definite nell'unico testo di questo file. E poi abbiamo un point e uno state. Del point ci interessa poco, in realtà sono anche fatto da due numeri. E dello state ci interessa in quanto fra le sue varie funzioni c'è il process, che è la funzione che viene chiamata per appunto cambiare i suoi attributi a seconda della variabile della variante di messaggio che viene ricevuta. Quindi iniziamo a completare la enum message. La enum message prende che sarà un giusto? Sì, così. Conseguenza, quando dobbiamo fare la funzione process, ci si utilizza una match expression. Per processare le diverse varianti. In questo caso come la facciamo? La facciamo in questo modo. Quindi message change color, cosa deve fare, message move, cosa deve fare, eccetera. Allora, message change color, diciamo che riceve un colore e quando riceviamo il colore vogliamo fare probabilmente change color. Ops. Vogliamo farlo qui però. Vogliamo fare change color con il colore, appunto. Quando utilizziamo move, vogliamo fare move position. Position su P. E allora qui possiamo mettere P. E quando fa echo è semplicemente un print line. Di conseguenza possiamo fare self echo su una stringa e quando fa quit invece non c'è nulla da fare, semplicemente possiamo chiamare self quit e non prende nessun parametro. Come ci dovremmo passare questo testo? Fatto.